Venezia ce l'ho nel cuore da sempre. Venezia è un insieme di errori, di restauro, non di chi la costruiva. I primi errori sono stati i micropali. Perché Venezia, dovete sapere, si muove ogni giorno. Se voi mettete uno strumento che misura dentro un fabbricato, vedete che si alza e si abbassa secondo la marea, con un ritardo di 8-9 ore. Perché anche molte volte qualcuno all'inizio mi diceva: professore, si sta muovendo tutto. No, la marea. E allora se tu fai un micropalo, che è un punto fisso, cosa succede quando il fabbricato si alza? Allora io dico che per lavorare a Venezia bisogna conoscere Venezia. Ci hanno provato molti strutturisti esteri e non sono mai riusciti a fare qualcosa di veramente efficace. Poi negli anni 50 eravamo poveri, 60 eravamo poveri e i restauri si facevano come possibili. E un altro errore grossissimo è stato quello di fare le cappe armate, il calcestruzzo, sui solai. Questo, oltre al fatto che essendo troppo rigida crea problemi alle murature, poi c'è il ritiro, poi c'è la... tutti i fenomeni che conoscete sul calcestruzzo, ma ha aumentato notevolmente le masse e i movimenti, che gli spostamenti continui della struttura divenivano più pericolosi per la struttura stessa. Anche perché, se voi sapete, a Venezia la facciata non è vincolata in continuità con i muri trasversali, perché la facciata è sull'acqua e risente subito la variazione termica, della radiazione della marea, e mentre internamente si risente molto meno. L'unica fortuna è che i veneziani sapevano costruire bene e quindi mettevano nei pali tavolato e costruivano sopra, e poi impermeabilizzavano tutto con argilla, cosa che si è dimenticato, si usa altri tipi di impermeabilizzazione, non funzionano, è acqua salata. La bentonite e così via, è un problema. Quindi Venezia bisogna amarla per lavorarci. Questo solaio che avete visto la prima volta l'ho usato nella Fenice. Fenice vinta con la gara 20, persa per motivi di grande burocratici, legali. Sono rientrato poi quando la vinta, la Costa ha estromesso la Romagnoli, ma durante la Romagnoli i problemi erano interdittivi, non erano imprese. Conoscere Venezia non è così facile. Quindi è ritornata la Sakai, sono ritornati e i disegni erano quelli di Aldo Rossi, però le strutture erano ancora le mie e gli altri che abbiamo lavorato. E là, per le sale a colline, ho inventato questo solaio. La prima volta che è stato applicato. I primi esempi, adesso ormai, è un solaio, indipendentemente da tutto, che io consiglio enormemente su tutti i centri storici, non solo Venezia. Primo, perché non arrivano le betoniere. Arrivano le tavole oppure... i tavolati possono essere fatti di tavole, di legno, oppure di adesso questi materiali nuovi, che io sconsiglio un po', perché sono pieni di resine e quindi creano, che sapete che la mia guerra personale finalmente ha avuto successo,
con la legge regionale che faranno e che è sulla legge europea che faranno, che ormai è in fase di pubblicazione. 20 anni che parlo di là. Venezia non ha questo problema. Non ha questo problema perché è l'argilla. Ma se andate sopra Padova, Vicenza, Verona, il problema è enorme. E crea di grossi problemi alla salute. Non è questo il momento di parlare, ma io ho definito in un congresso di Casa Clima, classe A, classe morte. Perché le normative che sono nascono invece, non in Italia. E in Italia abbiamo il sole, che una volta ti portavano per i malati di tubercolosi al sole per star bene. E adesso chiudiamo tutto. Ma ci sono tutti i cambi meccanici. Ma che cambia il filtro ogni 15-20 giorni che è pieno di sostanze? Apri per le finestre. Ecco, vi dico anche il motivo perché io quando parlo, parlo sempre documentato. Un mio amico che lavora in ingegneria meccanica mi ha sentito parlare e l'ha parlato con la moglie che ha lasciato. La moglie ha preso subito paura della vecchia. E quindi lui ha parlato per lo strumento, ha cominciato a misurare. Allora, io alle finestre ogni 2 ore e andavo crollato. Dopo se lo teneva andava su. Prendeva ogni finestra, quindi la media era su, non era pericolosa. L'ha lasciata chiusa 2 giorni e la media era pericolosa. Vedevano un articolo così sui giornali, era venuto fuori che in Italia del Monte Venda morivano con la morte. No. Morivano per anno, finalmente l'hanno scoperto. Perché l'amianto, se non è proprio grattato, non fa male. Ma in Italia l'amianto fa male. Però no. Questo no. Non c'è bene per le strutture, ma c'è un convegno da tutti gli ingegneri ed è bene che lo sappiate. Si può sperare qui e si può sperare. Ormai è una cosa che si fa. Ma ritornando a Venezia, ci sono dei bei testi antichi, uno di questi che me l'ha regalato Maurizio Forzato, Forlati. Altri sono quelli sulla Basilica di San Marco, che è venuto fuori poi 3 volumi, uno più bello dell'altro. Poi c'è anche il nostro professore Zuccolo e di altri. Ci sono dei gran testi. I testi di tecnica della costruzione, che sono di prima degli anni 60, valgono qualcosa. Dopo gli anni 60 non valgono più niente. Perché nascono taglia e incolla, colla taglia, si tramandano gli errori. Oppure sono l'interpretazione di una normativa che dopo 3-4 anni cambia. Quindi, se volete imparare la tecnica delle costruzioni, prendete il vecchio Leonard e altri volumi, il Pozzati, anche il Bellucci stesso. Ok? Se volete io vi parlo per ore di Venezia, ma vorrei che se avete qualche domanda rispondo vado via, dai. No. Mi piace troppo Venezia. Piace anche a noi sentire parlare di Venezia in questi termini, quindi non possiamo che ringraziarti veramente Ma voglio domande, no. Non vi metto mica il voto, fatemi domande. No, fate come i miei studenti quando domando. Tutti impegnati. Quando parlo invece.
giocano. Ma se la domanda faccio... ce l'avrei. Ecco. Dimmi. 3 centimetri di tavolato. Che corrispondenza ha col tavolato storico? Io me lo sono posto, ma non so dare una risposta. I tavolati storici erano di 2, di 1, di 3 o di 5? Perché in montagna c'è anche dei 5, ma è direttamente con il meno. Da noi erano altra cosa. Da noi erano 2 o 3. 2 o 3, non di più. Non di più. Non di più. Per un motivo di leggerezza e di... Per un motivo di costi. Però voi sapete una cosa. Avete mai camminato per Venezia? Anche loro. I barbacani sono in legno, sono dentro la muratura, sono all'esterno, portano un piano, due, tre, e non sono mai marcenti. Perché? Me la faccio spesso e non mi sono raccontato. Ah, ve lo dico subito. Come faceva Venezia? Prendeva nel consiglio, nell'altro piano, il legno, lo portava giù e dopo lo portava qui. Tramite i fiumi, okay? Quindi si imbeveva d'acqua. Così preso lo portavano nei salini, lo ricoprivano di sale, il sale entrava nell'acqua e sostituiva quindi e mineralizzava il legno. A quel punto il legno non è più un materiale attaccabile, è un minerale. Adesso ci provano, anzi gli olandesi che sono più furbi lo vendono, si chiama acoia, è fatto con anidride acetica, cioè una volta quando io ero piccolo che lavoravo in bianchino con mio padre regalava l'aceto e l'aceto dura, quindi se dovete lavare i pavimenti o aceto o caldeggina e il pavimento in legno diventa sempre più duro. Quindi la coia che dura in contatto del terreno dura 50 anni, se lo vendono per questo. Noi ho chiesto a molti, ma perché non li usiamo? Abbiamo le saline, paghiamo i custodi che non fanno niente perché non vengono più utilizzate, ma non possiamo fare attività. Hanno provato alcuni miei amici che vengono a Veneto. E non gliela lasciano fare. Cioè la burocrazia sarebbe da uccidere. Perché l'intelligenza di una volta era la libertà che avevano. Era molto meno burocrazia. Oggi la libertà non c'è. Se voi pensate che io sto facendo una guerra con le normative, non è possibile per una casetta, un condominio, avere una normativa alta. Quella va bene perché se faccio l'ospedale, se faccio opere importanti e strategicamente importanti, ma se devo fare abitativo. Con l'assurdo poi che le case in legno si fanno senza seguire la normativa. E costando molto di più di quelle tradizionali in Italia. Se voi andate a vedere, non portano niente. Un'altra cosa mi è venuta in mente parlando che vi consiglio di Venezia. Venezia non si possono usare i mattoni rossi. Perché voi se camminate per la città, dove i mattoni rossi li vedete tutti. Perché hanno ferro dentro. Il rosso indica ferro. E con i mattoni di Venezia erano gialli, fatti col taranto. Giallo ed è integro. Il rosso non può, è nato a Firenze con le loro gille e viene attaccato dal sale, dall'acqua salata. E l'ultima cosa, poi mi diverto proprio. Perché hanno deviato i fiumi? Il Brenta e il Piave. I veneziani. Perché si interrava la laguna? Così dicono, vero? No! Perché erano circondati da gente con la malaria. Quindi loro
non l'acqua stava diventando troppo dolce, quindi prendeva le zanzare, hanno portato l'acqua salata, che in spiaggia al mare, sapete tutti, non ci sono zanzare. E avevano un sistema di gattoli che portava l'acqua salata dappertutto, che era Efonia. È il primo esempio di bio... cognatura. Le abbiamo inventate adesso con gli alberetti, con acqua dolce che piende zanzare. No, salata. Non si può fare bio come fanno adesso. Diventano... Bene.